ci stanno delle notizie buone perché si inizia a fare chiarezza. Chiedevamo da mesi a Chiodi e a Cialente il master plan per la città, abbiamo capito perché non ce lo davano, perché non ce l'hanno, perché se riuniscono la commissione di esperti per fare il master plan significa che il tanto millantato master plan non è nemmeno iniziato, l'unico master plan l'abbiamo provato a fare noi da qualche mese. L'altra notizia buona è che pure le persone dell'Aquila che rappresentano il governo, cioè gli esponenti del Popolo della Libertà, dicono che non ci stanno i fondi per la ricostruzione, perché se Giuliante, che è il massimo esponente della PDL, dice che serve un'accisa di 5 centesimi sulla benzina, è perché evidentemente il decreto 39 anche a suo giudizio non ha la copertura finanziaria necessaria per la ricostruzione. Mi sembra strano perché lo stesso Giuliante a giugno 2009 invece diceva che quel decreto copriva tutto, mo invece serve la cifra. Che succede? Che per quanto riguarda invece le varie commissioni espertoni vari, fondamentalmente secondo me della gente di fuori l'Aquila capace che debba pensare la ricostruzione comunque serve, no? Perché non può essere autosufficiente, perché è una cazzata, no? Che succede però? Che queste persone qua, quando è che innanzitutto non devono venire qua e rinchiudersi dentro una stanza progettata, ma devono sentire esattamente quali sono i bisogni della popolazione, perché un qualsiasi oggetto, no? In questo caso l'oggetto è la città, ma un oggetto può essere una macchina, può essere un telefonino, quando lo progetti, se non lo progetti a partire dai bisogni reali delle persone, quell'oggetto viene fuori male. E quindi c'è bisogno assolutamente dell'ascolto della popolazione e della partecipazione della popolazione, ma soprattutto gli esperti possono disegnare una città da un punto di vista urbanistico, architettonico, bla bla bla, ma la devono disegnare in base a un progetto politico di sviluppo economico di questa città che non sono loro che possono decidere. Perché? Perché fanno gli architetti. Lo sviluppo economico di questa città, ovvero tra 10-20 anni l'economia dell'Aquila su che si reggerà? Sull'elettronica, sull'università, sull'artigianato, sul turismo? In che percentuali? Per come e perché? Questo è un compito che si deve assumere la città, che ci dobbiamo assumere noi, e è in base a quella risultanza là che poi si fa il piano di ricostruzione di una città, perché il piano di ricostruzione di una città si fa in base a quello che i cittadini pensano che quella città debba diventare e debba vivere tra 10-20 anni. Con che economia vivremo? Quella è la domanda principale a cui solo noi possiamo dare risposta, noi in quanto cittadini, istituzioni e per carità, no? Ok? Allora su questo bisogna fare chiarezza massima, cioè che il master plan della città è una cosa che è subordinata a un'idea di città, a un'idea di sviluppo di città. L'ultima cosa. Fontana è stato ospite qua e era un giovedì. Era un giovedì e disse: ma io so per la partecipazione dei cittadini e figuriamoci, no? Anzi, sono disposto a incontrarvi, parliamone, facciamo il regolamento della partecipazione, ho già pronto un regolamento della partecipazione, confrontiamolo con quello vostro. Ha detto che veni a Casemate. Io dissi temesto Fontana, no? Dopo tanto, e infatti l'appuntamento era lunedì, sentiamoci che ci incontriamo. Lunedì abbiamo sentito Fontana e ha detto: ma lascia stare, contro ordine, lascia stare. Quindi l'atteggiamento di Fontana è questo, cioè è il fatto che in pubblico dice sì, poi quando vai nei fatti concreti è lascia stare, non te impiccia.
E allora il punto base fondamentalmente è questo, è che per iniziare un vero e proprio processo di partecipazione, la cosiddetta partecipazione urbana, la progettazione urbana partecipata, servono, e lo continuo a dire da mesi, che tutti i dati siano pubblici. Faccio un esempio. I dati sui danni subiti da ogni singolo edificio, se noi non ce l'abbiamo, che cazzo progetti? Non c'è le basi di analisi. Quelli sono pubblici però. Per cui fa partire una progettazione. Questi dati il comune non li caccia fuori. Fontana ce l'ha. Fontana non ce l'ha. Ce l'ha, perché se io quando leggo gli opuscoli, quelli delle sei zone, io faccio parte della Laurentana, ho scoperto solo dopo il terremoto della zona messa che mi ha cucinato. Laurentana. Ma si chiamava pure prima così. Sì. Cioè io là ci sono nato, però. Allora, in quei piani là ci stanno gli edifici con diversi colori, a seconda del tipo del danno, diversi colori, non so, ABCDE. È la E di diverso colore l'una rispetto all'altra. E quindi evidentemente una stima dei danni di tutti gli edifici ci stanno. Quelli sono dati pubblici perché sono stati fatti con soldi pubblici, andrebbero resi noti, così la cittadinanza, gli architetti ci potrebbero lavorare sopra. A Fontana quello che gli dobbiamo dire è che la collaborazione tra questa assemblea cittadina e la struttura tecnica di missione può iniziare solamente quando la struttura tecnica di missione caccia tutti i dati a disposizione. Significa che sul sito web ci stanno due dati, significa che il lavoro della struttura tecnica di missione in 8 mesi è stata la produzione di quei due dati, non ce ne stanno altri. Ok? Bisogna costringerlo a cacciare fuori questi dati. L'ultima cosa su De Matteis. Io credo che De Matteis si è in qualche modo alterato con Anna Lucia, no? Perché pensa che la ricostruzione di questa città deve essere affidata a lui e all'Opus Dei. Grazie.